Buongiorno a tutte! E buongiorno a tutti! Siamo qui nel garage! Siamo venuti oggi perché dovevamo andare a fare... Dove andiamo? No, stavo vedendo una cosa. Dove stiamo andiamo? Dove stiamo andiamo? Mamma, tu mi porti via? Sto parlando! Buongiorno! Eccoci! Buongiorno! Buongiorno! Piacere! Ci siamo conosciuti, scusate. L'abbiamo conosciuti, ma abbiamo visto che siamo in tanti. Noi siamo nascosti e poi se tra il lavoro non sono altri è difficile, ci siamo certo. Poco, però siamo qui. Stanno registrando. Stop. Allora, come avete visto, è suonato il telefono. Stiamo correndo a casa. Salute. Grazie. Perché a casa si sono spaventati proprio forte. Perché c'è stata una scossa di terremoto. È 4.2. Ma noi non l'abbiamo sentita. Noi non l'abbiamo sentita, ma i ragazzi si sono spaventati, le bimbe parecchio si sono spaventate e quindi... E quindi noi ora dobbiamo... Stiamo andando a casa. Meglio se ci... Ma intanto vai, tanto siamo dentro il piazzale. Non siamo per strada. E niente, quindi tutto rimandato e si ritorna dopo. Mi sono messo male. Sì, infatti. Devi allargare di più. Non ho visto... Devi allargare e entrare nell'erba. Sì, no, il dietro non ho visto. E niente, comunque ci vediamo dopo e nemmeno è iniziato il video. Sì. Già un imprevisto. Esatto. Comunque, a dopo. Eccoci a casa, siamo arrivati. Qua ci sono. Dov'è l'altra bimba? Bimba piccolina qua, un'altra bimba piccolina là, la bambina più grande si è chiusa in bagno, si è nascosta in bagno. No, non è vero, è andata a fare a lavarsi perché dobbiamo iniziare a mangiare. È andata a lavare le manine. E Francesco invece è uscito, doveva fare una cosa. Sì. E torna più tardi. Comunque, paura passata, terremoto passato. Ci hanno raccontato che è tremato tutto in casa. Terremoto quindi... passato, quindi io terremotai, tu sì, terremotasti. Che è tremato tutto in casa, è tremata la vetrina, è tremato tutto, quindi insomma... Sì, per fortuna non è caduto niente però. Però vabbè, tutto a posto. E niente, adesso mangiamo, aspettiamo che torna Francesco e poi usciamo di nuovo per ritornare di là a casa. Quindi buon appetito a tutti. Anche a me. Nora? Siamo venuti a casa nuova? Sì. Vi siete spaventate per il terremoto? Sì. Sì? Nadia? Un po', ma è passato, sì. Ora non c'è più, va bene? Che avete trovato? Cacchio, fammi vedere. Guardate Pokémon. Fammi vedere un po'. Fammi vedere. Mamma mia, quante. Ce l'avete queste? No, sono tutte nuove per ora. Sì. Mamma che belle! Questa chi è? È il centro Pokémon, dove si curano. Allora, ce ne sono un sacco. Comunque, lo sapete questo che cos'è? Vediamo chi segue i nostri video se lo sa. Sapete a cosa serve questa? Vediamo sì, per mettere la musica. La musica? Oh, ma guarda come funzionava. Aspetta, dov'è che mamma non lo vede, non legge. Guarda, si apre. Lì dentro si mette una cassetta con il nastro che gira e si sente la musica qui. Poi si chiude e si pigia play. Capito? Dov'è play? Non lo so perché ora da qui non lo vedo. Poi vediamo se funziona, si mette la radio, ok? Buongiorno, Buongiorno. Chi è che chiacchiera? Dov'è Franci? Franci, buongiorno. Buongiorno. Ci diamo da fare. Sei pronta a pulire? Sei pronta a pulire? Pronta? Prontissima! Tu sei pronto? No, non si vede. Franci, festeggia i tuoi 15 anni. No, ma se non mi hai di 15 anni quest'anno. Aspetta. Dai, iniziamo a darci da fare, se no non finiamo più. Forza! E giovani, ci dobbiamo dare da fare o no? Sì.
E allora forza, togliamo lo zaino e iniziamo, dai! Allora, andiamo a vedere se ci sono i fichi. Andiamo a vedere. Chissà la melagrana qui sopra com'è. Aspetta un attimo. È ancora lì, è verde. No, non si vede nulla, mamma mia. Comunque voglio fare la sorpresa, ragazzi. E alle bimbe vediamo se c'è qualche altro fico da raccogliere. A parte babbo, ovviamente. Andiamo. Allora. Vediamo. Qui no, è troppo verde. Ma c'erano l'altro giorno. Eccolo! Guarda! Due. Mamma, aspetta che mi stanno entrando i forasacchi nelle scarpe, è un dolore assurdo. Guarda qua, di tre. Dove? Sono quelli dell'altro giorno, eravamo, guarda. Guarda quello sotto. Quale? Questo. E quello sopra. E questi giustamente fanno prima perché c'hanno sempre il sole. Le vedi ancora? Io vedo solamente un dolore assurdo. Lassù! Lassù, come pigli di là? Bene. Vediamo un po' se si vede da qua. Aspetta. Aspetta, eccolo aspetta, là. Mi prendo una foglia. Per appoggiarli. Questo però è mangiato. Ah! Questo è mangiato, lo butto. Mettilo nel coso laggiù. È compostaio, reggilo. Aspetta, l'ho perso d'occhio. È qui, mamma, sta qua su. Ci arrivi? No. Si deve tirare giù il ramo. Ma ne sono due. Davanti a te. Ah, pure questo è mangiato. Che peccato. E adesso non ci arrivo, mi arrendo, basta. Vai, mamma. Pronti, si fa merenda? No. No? Sì. Si fa merenda? Pensavo fosse una tartaruga da lontano. Sposta? Addirittura una tartaruga. Sicuro. Sposta sta roba. Vai, guarda là. Sono tutti quelli che si possono mangiare. Guarda quanti. Se ne sono mangiate un sacco le formiche. E... Andrea, tu la vuoi una tartarughina? Sì, guardando, a pescare. Sì? Ma ci vediamo un po'. Adesso c'è il cerchio di tetto senza niente. È che blocco. Ma è stato scoperto. Scoperto. A 30. Almeno non hai capito. Right now.
Ma siamo rimaste sole. Io, Andrea, Nadia e Maria Chiara, che sono a sedere qui a tavola. E Babbo e Francesco e Eva dove sono andati? Dove sono andati? Babbo, Francesco e Eva sono andati a portare i rifiuti, la spazzatura, insomma, i rifiuti, alla discarica. Che via via ce la pesano, la roba, la dividono in base a cosa portiamo e poi ci fanno anche lo sconto in bolletta. Perché se si porta in discarica tutto differenziato, ti fanno anche lo sconticino in bolletta, vero? Vero? Ma tu che ne sai delle bollette? Ancora non le conosci? Comunque noi andiamo di nuovo a fare la pappa, quindi andiamo a poppare e poi ci rimettiamo al lavoro, vero? Oh, vero? Che hai visto? Chi è quella bimba? Comunque ci diamo da fare perché sennò tra un po' fa buio e non abbiamo fatto niente.